Benvenuti alla rubrica Medicina Regione Lazio, un saluto da Sasha. Oggi siamo ancora in compagnia di un nuovo ospite per parlare di prevenzione senologica. Io do il benvenuto alla dottoressa Francesca Russo. Ciao Francesca. Ciao, ciao. Come stai? Tutto bene. Bene, parliamo di prevenzione, sappiamo quanto sia fondamentale per la salute delle donne. Prendersi cura del proprio corpo significa anche fare, insomma, alle volte un esame del proprio corpo. In questo caso tu sei radiologa, dico sì, bene. Quindi... radiologa che si interessa di senologia, okay. Quindi mammografie, ecografie mammarie. Parliamo della riproduzione delle immagini del nostro corpo. Assolutamente sì. E come funziona il meccanismo tecnico, ma anche insomma il tuo lavoro? Allora, sicuramente dipende da cosa parliamo, nel senso che all'interno della radiologia ci sono tanti campi, okay. Perché ormai le apparecchiature che studiano il nostro corpo sono tantissime, quindi vanno dall'esame radiografico, dagli RX di vecchio stampo, all'ecografia, alla TAC, alla risonanza. Sono metodiche di vario genere che usano poi diverse sorgenti, tra virgolette, quindi che vanno dagli RX agli ultrasuoni, al campo magnetico, e queste a seconda delle loro caratteristiche servono a studiare diversi distretti del corpo. Ok, quindi non sono tutti uguali, bisogna, in base a quello che è necessario ottenere, utilizzo un apparecchio piuttosto che assolutamente un altro. Sì, okay. La risonanza in particolare ci permette di studiare meglio il sistema nervoso, il cervello, il midollo spinale, okay. L'ecografia ci permette di studiare molto bene tutta la parte dei tessuti superficiali, quindi la parte osteoarticolare, le capsule, i legamenti e anche gli organi interni, e la TAC ci permette di studiare, diciamo, tutto il corpo, in particolare il polmone, che diciamo con le altre metodiche non è facile vedere. No, è interessante perché mentre Francesca descrive questi aspetti, praticamente passa al laser il mio corpo a livello quasi, mi sento quasi studiato. In un certo senso c'è un aspetto di, immagino, anche di passione del corpo umano dietro alla professione che hai scelto. Mi sono innamorata di questa diciamo specialità, proprio perché preparando un esame ho visto che è una specialità che ti permette di studiare tutto il corpo, certo. Quindi non si è specialisti solo, non lo so, come possono essere gli oculisti degli occhi, il gastroenterologo dello stomaco e del fegato, diciamo i radiologi possono permettersi di studiare il corpo umano dal cervello fino alla punta dei piedi. Certo, e questo è un aspetto sicuramente fondamentale per conoscere a 360 gradi la natura diciamo anatomica Beh, quello è il primo passo. Certo, scuola specializzazione, la prima cosa è l'anatomia, per poi parlare di patologia. Se non conosci l'anatomia normale, poi non ti puoi accorgere di cos'è che non va. Però a un certo punto hai deciso di specializzarti, e perché ti sta molto a cuore l'aspetto della prevenzione per quanto riguarda il seno? Allora, sicuramente è stata una... diciamo dal punto di vista come posso dire, psicologico, emotivo, perché ho avuto mia nonna, okay. Che si è ammalata, e questo chiaramente un po' quando sei più piccola studi eccetera, un pochettino questo mi ha portato ad avvicinarmi, certo. alla senologia, e poi mi ha affascinato perché è un campo che non usa grandissime macchine dal punto di vista sofisticato del termine, però è molto molto importante avere un occhio. Cioè, perché è molto difficile la mammografia come metodica. La mammografia, lo diciamo ovviamente, nello specifico serve anche soprattutto a individuare dei possibili tumori, delle cisti. Assolutamente sì. Verso che età è consigliabile farla? Allora, la mammografia si inizia in genere, questo da linee guida internazionali, ai 40 anni. 40 anni, okay. Se si ha una familiarità però su linea femminile si inizia a 35.
Ah, ok, quindi se c'è già stato un caso in famiglia è Sì. necessario anticipare. Com'è a livello culturale questa pratica di prevenzione? È diffusa oppure c'è ancora un po' di Allora, per pregiudizio? fortuna rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, le cose sono completamente cambiate. All'inizio grazie a Veronesi, sicuramente, che ha dato, Certo. grazie a Lieo, un grande, diciamo, aiuto, un grande impulso da questo punto di vista. E poi è proprio perché la cultura delle donne è cambiata. Ormai si fa caso alla prevenzione, si è molto attenti. Poi le donne in particolare, io noto rispetto agli uomini, sono molto più attente alla prevenzione. E poi c'è da dire anche il risvolto psicologico, perché il seno per la donna ha dei significati molto particolari, quindi le donne Ok. sono particolarmente attente e hanno particolarmente paura. Nel senso che il seno è strettamente connesso alla maternità, al Certo. nutrimento della prole, quindi a livello Assolutamente proprio sì. ancestrale, Sì, diciamo, è c'è cioè, anche un fondamentale. riconoscimento proprio delle figure femminili, no? E quindi ha anche Certo. dei risvolti psicoanalitici importanti. Per questo le donne sono molto, molto spaventate, più magari di una malattia al seno che di altri organi. Assolutamente, e io credo che sia anche importante descrivere il tuo studio perché tu hai la possibilità proprio di accogliere le Sì, donne sì. nel tuo studio, però so che anche gli uomini hanno la possibilità di venire a. Assolutamente sì, perché io poi mi interesso non solo di senologia, ma faccio anche ecografie, TAC, radiografie, diciamo a tutto tondo, Certo. ecco. E per quanto riguarda, è chiaro che le grandi macchine, io per utilizzare le grandi macchine, quale la risonanza o la TAC, vado in clinica perché sono delle grandi apparecchiature. Nel mio Certo. studio invece faccio esami ecografici. Ho capito. Allora, vogliamo dare qualche contatto, visto la possibilità di venire presso il tuo studio che si trova in via Emilio Fa di Bruno 67 Roma. Sì, E poi c'è il fisso dove potete chiamare per una prenotazione, lo assolutamente. 063 72 24 095. Francesca, c'è un messaggio di fondo nel tuo lavoro, immagino, un desiderio, insomma, anche di diffondere una certa cultura, insegnare alle persone che è importante prevenire meglio che Assolutamente. curare, dice il detto, Io c'è un detto sì. popolare. I detti popolari hanno sempre poi un motivo di essere. Allora, io penso, diciamo, credo molto a quello che faccio, anche perché il tumore alla mammella è uno dei pochi tumori che sono veramente curabili se si fa una buona prevenzione. Certo. A differenza di altri organi, purtroppo, dove ancora la prevenzione non aiuta fino a un certo punto. Oggi come oggi, il tumore alla mammella è il tumore più diffuso tra le donne ed è la causa di morte maggiore. Ok. Quindi la prevenzione veramente fa la differenza. Veramente Ottimo. adesso le donne riescono a sopravvivere al tumore della mammella se si fanno una buona prevenzione. Certo, quindi questo è assolutamente fondamentale. Grazie dottoressa Francesca Russo per essere stata nostra ospite e per averci insomma illuminato su questo discorso. È stato un Grazie a piacere. voi, grazie a voi. Noi torniamo fra poco, intanto rimanete connessi. Questa è Medicina Regione Lazio. Siete stati in compagnia di Sasha, della nostra Francesca. Torniamo tra pochissimo.